Benissimo, diamo inizio a questa seconda giornata di Blitzcamp e chiamiamo sul palco Laura Sappo che ci parla di feedback. Grazie Alessandra. Cercando in rete si trova moltissimo materiale su come dare il feedback. Si trova come dare un feedback efficace, come parlare ai collaboratori, come far passare le notizie ai collaboratori. Si trova qualcosa su come scrivere una recensione per un prodotto. Non si trova quasi nulla su come dare un feedback per un servizio che si compra online, o di cui si usufruisce online. Nel mio intervento, nei prossimi minuti, parlerò esattamente di questo. Come diamo e come dare un feedback per un servizio che si compra online, un feedback che aiuti a crescere. Chi tra le persone presenti non ha mai comprato online un servizio? Ecco, quindi abbiamo tutti e tutte ricevuto una email chiedendo: mi dai un feedback sul servizio che hai ricevuto? Chi ha preso il Vanguard qui ha ricevuto la mail del campeggio. Io ho comprato biglietti online su Italy, ho ricevuto il questionario. Quindi diciamo che abbiamo l'abitudine a ricevere queste domande di feedback. Io in genere parlo di recensione quando parlo di un prodotto, dell'acquisto di un prodotto, e invece di feedback quando parlo di un acquisto di un servizio. Perché? Perché dietro al servizio in genere ci sono delle persone, quindi si dà un feedback, non si dà una recensione di un servizio. Generalizzando molto, direi che abbiamo due tipi di feedback che ci vengono chiesti. Uno attraverso i questionari. I questionari sono molto dettagliati, il vantaggio è che sono molto dettagliati, possono entrare in profondità su diversi aspetti del servizio. La cosa che è negativa dei questionari è che sono più o meno lunghi e ci scocciamo a compilarli. Per cui quando ci viene chiesto di compilare un questionario, di solito noi proprio sprizziamo dalla gioia e dire vabbè, compiliamo questo questionario che è l'ennesimo che viene. Quindi tanti servizi utilizzano le emoji per chiedere il feedback sui servizi. Le emoji hanno il vantaggio che sono immediate, perché e sono universali, perché la faccina sorridente, la faccina triste, pollice alzato, pollice giù, in genere hanno un significato conosciuto in tutte le culture. In realtà bisognerebbe parlare di questo perché in alcune culture il pollice alzato oppure l'ok è molto, molto, molto volgare come gesto. Però diciamo che questo è un altro talk e quindi non ne parlo adesso. Diciamo che generalmente le emoji sono di facile comprensione. Le emoji ci permettono di dare un giudizio sintetico e ci permettono di dare un giudizio immediato. Lo svantaggio è che non ci danno nessuna indicazione su quello che è effettivamente la valutazione che noi diamo del servizio. Ci danno un'idea nel sentiment, cioè, ok, come ti è parso il servizio? Faccina sorridente. Come ti è parso il servizio? Faccina triste. Vi faccio adesso tre esempi di feedback. Primo, questionario. Questionario alla fine di un evento. La domanda era: cosa avrebbe potuto andare meglio? Risposta: il cibo. Alla persona che ha dato l'ok al catering bisognerebbe vietare di organizzare altri eventi. Altro feedback. Come valuti la mia risposta? Cucina sorridente. Terzo feedback. La documentazione o la mia risposta ti è stata utile? Faccina triste. Ora, tirare in pace. Cosa hanno in comune questi tre feedback?
sono inutili, perché non ci danno nessuna indicazione su come potremmo migliorare. Cos'è che non ti è andato bene del cibo? Era non di tuo gusto, le porzioni non andavano bene, volevi qualcos'altro, non c'era la carne, c'era troppa carne. Cosa non ti è piaciuto del cibo? Poi sulla seconda parte alla persona A, torniamo dopo. E poi non forniscono, anche quelli positivi con la sola faccina, non forniscono nessun elemento per migliorare, per cambiare, per dire ok, questa cosa, questo servizio va bene e quindi la tengo così. Allora, come dare un feedback scritto per un servizio online che sia utile? Che sia positivo o negativo, un servizio dovrebbe dare indicazione, soprattutto se c'è l'emoji come commento sintetico, dovrebbe poi avere un campo dove poter dire che cosa ho apprezzato oppure con cosa non mi è andata bene. Se voi avete presente, immagino che molte persone qui abbiano comprato su Amazon. Amazon vi chiede la recensione del prodotto, ma vi chiede anche il feedback sul servizio di consegna e ve lo chiede tramite emoji, ma ve lo chiede tramite emoji per la prima e poi che vi chiede è andata bene, è andata male col pollice alzato e poi vi chiede se vi è andata bene. Vi chiede tutta una serie di altre cose, sempre con le emoji, ma se voi vi dite andata male, vi fa una, vi apre tutta una serie di domande molto dettagliate, perché dicendo andata male, ad Amazon interessa capire cos'è che è andato male, per poter dare quindi feedback o licenziare con niente. Questa è un'altra roba. Quindi spiegare cos'è che è andato bene e cos'è che è andato male, ripeto, anche cos'è che è andato bene, perché. Allora, è vero che noi in genere ci concentriamo sulle valutazioni negative, perché sono quelle che ci fanno più male, sono quelle che dicono, cavolo, io ho pensato di dare un servizio fantastico e questo mi ha dato la faccina triste. Però è vero che anche, ripeto, sulla parte invece che va bene, occorrerebbe avere più elementi per capire cos'è andata bene per poter replicare. Perché dare un feedback? Questo è interessante. La parola feedback ha la stessa etimologia di to feed. To feed in inglese è alimentare, nutrire, non è solo dare da mangiare, è proprio nutrire. Quindi il feedback è qualcosa che dovrebbe nutrire veramente il miglioramento. Quindi è importante dare un feedback, proprio perché attraverso il nostro feedback possiamo dare, come dire, aiutare a dare un servizio migliore. Allora, diciamo che la cosa importante per me da sapere è che dietro a un servizio, ancorché online, ci sono delle persone. Certo, ci sono anche le chat dei bot, ma in genere sono dichiarati, no? Quando il servizio, quando una chat è gestita da un bot o meno. E poi anche dietro il bot ci sono delle persone che lo programmano il bot, quindi che ci lavorano. Questo è importante perché quando diamo un feedback di persona e ce lo insegnano, no? Ai webinar, ai corsi, come dare feedback efficaci. Noi però abbiamo di fronte qualcuno che reagisce. Quando lo facciamo per iscritto, abbiamo di fronte lo schermo. E quindi, come dire, ci dimentichiamo totalmente che stiamo dando un feedback a qualcuno che quel feedback lo legge ed è una persona. Quindi evitare i giudizi sulle persone. Allora, dire a quella persona bisognerebbe vietare di organizzare eventi è un giudizio molto pesante sulla professionalità, sulla persona. Si può dire quella persona, ci possono essere, no? Degli aspetti di un servizio che sono legati a chi sta erogando quel servizio. Però dire quella persona è
come dire, supponente e presuntuosa, è diverso che dire la risposta che mi ha dato mi ha fatto sentire a disagio perché mi ha fatto sentire stupida. È la stessa cosa dire quella persona è presuntuosa, cioè non è la stessa cosa, voglio dire, però dire quella persona è presuntuosa, quella risposta che mi ha dato quella persona mi ha fatto sentire stupida, perché se uno è presuntuoso e parla in un certo modo, magari ti sembra stupida. Esperienza recente con Nexi, se volete poi nel bar ve la racconto, che è stata surreale. È importante quindi, così come quando lo facciamo di persona, anche per iscritto, circostanziare il feedback. Quindi non è che tutto è andato male o il servizio è andato male, ma quell'elemento, quel tipo di risposta, quel piccolo particolare, quel grande particolare è andata male. E poi distinguere tra quello che è, cioè tra il fatto che la risposta che mi è stata data non mi piace, non sono d'accordo, e il fatto che chi mi ha dato la risposta, no, me l'ha data bene o male. Vi faccio un esempio per questo. Allora, la situazione vissuta è del cambiamento unilaterale dei termini di servizio. Comunicazione al cliente dei cambiamenti di termine del servizio. Il cliente scrive e dice: mi date spiegazioni di questo. Gli forniamo la spiegazione. Feedback. Faccina sorridente. Quindi, grave, centro, yeah, l'abbiamo fatto felice. Invece, nel feedback, nella parte scritta, dice: non sono d'accordo con la scelta aziendale, ma la risposta che ho avuto è stata empatica, professionale e veloce. Quindi, quando io dico disgiungere il fatto che la risposta che mi è stata data non mi piace, mi hanno negato il rimborso, non mi hanno dato lo sconto, né, quindi sono, come dire, visibilmente seccato da questa cosa, ma riconoscere la professionalità di chi in questo momento ti sta rispondendo ed è ti sta dando la risposta. Si può decidere di dare o non dare il feedback scritto. Di solito diamo feedback quando siamo molto molto contenti oppure quando siamo molto molto molto, come dire, arrabbiati, arrabbiate. E diamo un feedback di pancia, per cui ci viene da reagire con un ma faccina rossa, arrabbiata, no? Però ricordiamoci, come ho detto, che alcune persone, cioè persone che lavorano dietro ai servizi, vengono anche valutate dai propri superiori, dalla dirigenza, in base ai feedback che ricevono. Quindi, il mio invito è non dare feedback a caso e dare, se uno vuole, dei feedback che davvero aiutano a crescere. Io sono Laura Sacco, la mentore digitale. Dal 2018 lavoro anche al servizio di supporto di un plugin per WordPress. Dal 2015 faccio la volontaria all'interno della community di WordPress. Ovviamente la persona che ha dato l'ok al catering sono io. Non solo, non mi hanno detto, non mi hanno, quando ho detto, ma forse è meglio che dia le dimissioni, mi hanno detto tu sei fuori di testa e anzi mi hanno inserita come lead organizer per il prossimo Work Camp Europe 2025 a Basilea. Ma non darò io lo stipendio, grazie.